raccontare con grande creatività artistica, coreografica ed anche musicale l'arte della barzelletta, coniugando la tradizione dialettale musicale locale con una creativa e spontanea originalità comunicativa. I loro spettacoli evidenziano una spiccata capacità artistica che coinvolge efficacemente il pubblico, trasmettendo intensi flussi di allegria attraverso la comunicazione delle storielle comiche. Dedicano inoltre parte della loro attività artistica alla situazione di clown terapia Ridere per Vivere, che con grande successo opera nei reparti degli ospedali al fine di diffondere il valore terapeutico e pedagogico del ridere e delle emozioni positive. No, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a tutti, soprattutto alla Presidente Silenzi, ma una domanda gliela devo fare. È sicuro che non si è sbagliato dopo aver fatto così? Cioè in mezzo a tutta sta gente, no, comunque ci fa veramente piacere, ovviamente è un'emozione grande, perché noi in genere ci troviamo dietro un microfono quando dobbiamo dire qualche cavolata. Mi conceda una cosa, Presidente, volevo dedicare questo premio, che ovviamente mi fa molto piacere, a delle persone, a due persone che non ci sono più. E una è mia madre, che mi ha lasciato sicuramente tra le tante cose, una in particolare è quella di mantenere sempre il sorriso quando le situazioni diventano difficili. L'altra è Peppe De Pirtina, che sarebbe un nostro concittadino scomparso e al quale noi ci ispiriamo con le sue canzoni, con le sue storie, che sicuramente anche fra 100 anni credo abbiano un fondo di verità. E l'altro è a delle persone che per fortuna ci sono, e sono i miei amici della Proloco di Appignano. Bravo! Grazie, dico per fortuna perché sono delle persone veramente, veramente eccezionali, stanno facendo molto per Appignano. E poi volevo salutare Maria Toni, Maria, grande, grande Maria, la grande Maria, perché è uno spettacolo di donna, o una donna di spettacolo, non lo so adesso come chiamata, comunque è veramente un onore, Maria, che tu stia qui a rappresentare il nostro paesello, vedi noi con le cavolate, tu invece con qualcosa di molto più serio. Poi Presidente, che voleva, che devo dire, cioè io... Al professor Vittorio, io la seguivo molto in televisione quando lei praticamente spiegava questi quadri e io continuavo a non capire niente quando lei diceva, però no, devo dire una cosa, lei è veramente uno spettacolo d'uomo. Comunque prima il Presidente Silenzi ha accennato alla crisi, a questa crisi che effettivamente sta attanagliando un po' tutti, al paese nostro la crisi si vive in maniera, grazie Presidente, se ne ha dormito un braccio. C'è una lagnetta, a figlia dell'alla, a tutti fanno andare. Pare un artista,